Bene ragazzi, festeggiamenti continuano. Annata storica spettacolare, miracolo sportivo, tutto quello che vogliamo, ma possiamo chiedere dov'è il presidente dell'Inter? Possiamo sapere perché non viene in Italia oppure no? Perché potrebbe passare un brutto messaggio che a lui dell'Inter non gliene frega nulla, va alle corse, sta in Cina, sta facendo. La Cina sembra che lo abbia scongelato proprio per la vincita dello scudetto dell'Inter perché era sparito da un anno. Possiamo chiedere dov'è il presidente dell'Inter oppure è un reato? Vivendo in Italia, pagando le tasse in Italia, posso chiedere da cittadino italiano dov'è il presidente dell'Inter oppure devo essere assalito, minacciato e offeso? Perché a questo punto io voglio sapere dov'è il presidente dell'Inter. Sembra che sia in Cina, ma vorrei sapere perché non viene più in Italia. Si può sapere perché non viene a festeggiare con tutti gli interisti oppure no? Allora, io a questo punto, visto che secondo qualcuno non può più venire in Italia, Moratti dice che ha problemi a venire in Italia, cioè a questo punto al signor Zhang, dategli un telefono per fare l'influencer e togliamogli l'Inter. Tanto lui non può più mantenere l'Inter. A livello economico, anche perché ragazzi, un prestito che paga un debito mi fa venire il vomito a me. Quindi ora fanno a cazzotti, tutti stanno facendo a cazzotti nelle ultime ore. Pinco si è defilato, è rimasto il giornale di Pechino a spingere Pinco. Secondo il Sole 24 Ore, 2 ore fa è tornata in pole Oaktree perché ha fatto una controfferta. Addirittura Oaktree avrebbe fatto una controfferta ad un ragazzo che ha avuto problemi, che è stato condannato a risarcire 320 milioni di prestito. Hanno fatto un'offerta ad un ragazzo che non è in grado di ripagare il prestito di Oaktree e fanno le offerte a Zhang sapendo benissimo che non rientrerebbero mai dei soldi. Anche perché io vi voglio ricordare con questo famoso mondiale per club dove sta venendo fuori tutta la verità. Tra l'altro. C'è da dire anche che preparazione fai con il Mondiale per club, perché la stagione finisce a fine luglio, cioè che preparazione faresti? Quella è una manifestazione per 3-4 società al mondo, non è per l'Inter, per come è strutturata ad oggi l'Inter, bisogna tornare con i piedi per terra. Quindi te faresti il Mondiale per club raccattando 50 milioni, ma sono meno, e... però facendo un altro prestito per pagare un altro prestito, ne spendi 60 minimo di interessi. Quindi a cosa serve fare il mondiale per club? A cosa serve farlo, partecipare e non vincerlo? Perché con che rosa vai ad affrontare 70 partite del prossimo anno? È quello che io voglio capire. Quindi il giornale Rosa che parlava di Zhang si ricompra l'Inter da Oaktree, 4 aprile, Zhang socio di minoranza, Zhang ha trovato accordo per il scadenziamento, sono rimasti gli ultimi con Pinco, mentre il Sole 24 Ore dice che c'è praticamente una mano tesa da parte di Oaktree per dargli un altro anno, ma Oaktree gliel'ha già detto, devi vendere l'Inter, anche perché qui si continua a fare finta di nulla e io mi sono rotto i coglioni di questo mondo falso di YouTube, perché su YouTube il 90% delle persone sono false, anche di quelli che parlano dell'Inter. Sono persone false e a me hanno stancato. Perché se bisogna fare i video per andare dietro il vento, facciamoli, ma che motivo hai di stare su YouTube? Bisogna ricordare che nel 2027 ci sono 1,2 miliardi di impegni finanziari. Tra bond, prestiti e via di perdite rinviate, patrimonio netto, la situazione è insostenibile. Gli danno un anno per fare cosa quelli di Oaktree, secondo il Sole 24 Ore? Per vendere. Quindi ora vediamo cosa succede. Sono rimasti 11 giorni bancari per lavorare su questa cosa qua. Scusate un attimo perché inerente a questo. Sono rimasti 11 giorni, quindi praticamente ora Pinco è rimasta solo la Gazzetta di Pechino a lottare ancora con questa Pinco che Pinco poi non fa queste operazioni qui. Loro ancora, la Gazzetta dello Sport ancora non ha capito che Pinco non fa operazioni di prestito.
Cioè, Pinco, ne gestisce asset come il calcio. Voglio capire perché dovrebbero prestare i soldi a Zhang. Tra l'altro, ripeto, ragazzi, qui sembra, cioè, ci vogliono far credere. Cioè, qui c'è gente, veramente, qui c'è gente che sta godendo con la fantascienza. Ci vogliono far credere che a chi non restituisce un prestito, a chi non è in grado di restituirne un altro e a chi si dichiara nulla tenente, ci vuole, per una vittoria del campionato, ci vogliono far credere che fanno a cazzotti per prestargli soldi. Siamo fuori di melone. Qui siamo fuori di testa. Qui siamo arrivati ad un punto vergognoso. Qui siamo arrivati alla vergogna proprio. La gente ha la faccia come il culo, secondo me. Guarda qua, guarda che lavoro, eh? Ma poi sui social media, perché nessun cinese ha partecipato o pubblicato qualcosa sulla seconda stella? No? Perché la Cina lo scongela per lo scudetto. Cioè, ora qual è il futuro dell'Inter? Dov'è il presidente dell'Inter? Non me ne frega un cazzo a me se lo diano gli juventini e i milanisti, te lo dico io, da tifoso da poltrona. Dov'è il presidente dell'Inter? Perché non viene a festeggiare? Perché nel calcio non si è mai vista una roba del genere. Perché, te lo ripeto, come pensa di fare il presidente con intelligenza artificiale senza soldi? Allora, dategli un telefono, dategli un telefono. Anzi, guarda, facciamo una cosa: dategli un telefono, o dategli i due di telefono. Io quell'altro non lo trovo più. Dategli due telefoni e fategli fare l'insider per la Cina. Addirittura c'è la controfferta per prestargli soldi. No, ma io veramente, ragazzi, io non ne voglio davvero sentire più. Non ne voglio veramente sentire più di queste cose qui. Non ne voglio veramente sentire più. C'è chi sta facendo a cazzotti per tanti soldi. Basta, mi prego, basta.